Michele Buonomo, già presidente di Lega Ambiente Campania, ora fa parte del direttivo di Lega Ambiente, quindi Eccolo lì, eccolo qua. Ciao Michele. Michele, ben trovato. Ci senti? Sì, vi sento. Voi? Sì, ti Ti sentiamo. sentiamo benissimo e ti vediamo molto bene. Dove ti trovi? Bene, io in questo momento sono in un'azienda del nostro territorio, un'azienda importante, posso farne pure il nome, perché stiamo discutendo di come ottimizzare il ciclo dei rifiuti in questo periodo estivo, perché Lega Ambiente da alcuni anni premia i comuni con le migliori performance di raccolta differenziata nei mesi estivi, che notoriamente per i comuni turistici sono i mesi più complicati, perché la produzione a volte si decuplica e quindi bisogna mettere in atto delle azioni più performanti. Molti comuni lo fanno, li abbiamo premiati nei giorni scorsi in occasione della campagna Ricicla Estate 2022 che Lega Ambiente da 17 anni porta avanti insieme al CONAI, al Consorzio Nazionale Imballaggi. E quindi sono in questa azienda dove stiamo discutendo proprio di questo, come ottimizzare questi processi e tra l'altro sottolineavamo come la collaborazione anche in senso di formazione del personale è importante, infatti grazie al personale di questa azienda nei giorni scorsi è stato rinvenuto un nido di tartarughe sulla spiaggia di Acciaroli. E infatti siamo a 17 nidi in tutta la Campania, proprio oggi, cioè questa notte, una tartaruga ha nidificato sulle spiagge del Cilento, un'altra bella notizia. Sono segnali importanti. Io proprio ieri ero a Pioppi presso il Museo Vivo del Mare, gestito da Legambiente nel Palazzo Vinciprova, che ci è stato messo a disposizione dal Comune di Pollica. Lì abbiamo un centro di primo soccorso per le tartarughe, ma ci stanno dei nostri volontari che seguono tutte le fasi della nidificazione, della messa in sicurezza dei nidi, il controllo, ma anche la formazione. La partecipazione, il confronto dei bambini, naturalmente sono affascinati da questi animali meravigliosi e quindi sono stato lì e riflettevamo sul fatto che quest'anno c'erano state meno nidificazioni. Ci chiedevamo se questo fosse dovuto all'ondata di calore che ha investito il nostro mare, altro tema di grandissimo interesse, o se ad una stagione turistica iniziata anzitempo, che magari ha disturbato in qualche modo i natanti, possono disturbare l'arrivo delle tartarughe. Insomma, questo naturalmente è un tema sul quale si interrogeranno e studieranno anche istituti come l'Anton Dorn, che sono o il CNR, che sono preposti a queste attività. Ha citata Michele Pollica, ho visto sulla tua pagina Facebook questa importante iniziativa dal titolo Rievoluzione dal 23 luglio al 18 settembre, Festival della Dieta Mediterranea. Ce ne vuoi parlare prima di andare poi sull'argomento principale per il quale Michele è stato chiamato oggi qui, che sarebbero poi le vele di Legambiente? Sì, ve ne parlo volentieri. Naturalmente noi inaugureremo nei prossimi giorni questo festival che durerà fino a oltre metà settembre. Sarà un contenitore straordinario di iniziative, dai concerti all'alba a presentazioni di libri, a riflessioni su temi come la posidonia, le condizioni del mare, le plastiche in mare, un confronto, come dire, leggero, tra virgolette, perché si addice all'estate, no? E al coinvolgimento anche di persone che stanno in vacanza in questi luoghi, però rigoroso, nel senso che noi diremo delle cose, magari con la leggerezza tipica dell'estate, però che facciano riflettere e anche, come dire, comportarsi in maniera adeguata rispetto a queste tematiche. Ma il festival è soprattutto una festa di presentazione di uno dei fiori all'occhiello della cultura, dico anche, non solo gastronomica, del nostro paese, che è la dieta mediterranea. Come molti sapranno, Pollica, ma soprattutto la frazione marina di Pioppi, da questo punto di vista è importantissima perché Pollica è una comunità emblematica della dieta mediterranea. È lì che grandi studiosi come Ansel Keys e sua moglie o Stammler hanno codificato
dieta mediterranea, l'hanno fatta conoscere al mondo. Noi più modestamente continuiamo in quest'opera di divulgazione, di conoscenza, e anche attraverso delle forme così leggere, un festival, una festa, in cui racconteremo quello che facciamo anche durante tutto l'anno, poi nel museo vivente della dieta mediterranea, ospitato da Palazzo Vinci Prova, in cui facciamo incontri con migliaia di ragazzi, studenti durante tutto l'anno per raccontare i vantaggi della dieta mediterranea, ma anche la bontà, perché con i ragazzi funziona pure molto come dire, soffermarsi sui sapori, sulla piacevolezza di questa dieta, che è una dieta particolare, insomma, che invita a mangiare delle cose buone anziché evitare di mangiare e che invita a stili di vita più sobri, ma non per questo meno felici. Proprio ieri mattina Pio ho incontrato, me l'hanno presentato, lo chiamano Don Antonio, un signore di 96 anni che intorno alle 11 tornava dal suo orto con i frutti del suo orto e mi raccontava in una forma lucidissima una parte della sua vita, della sua attività. È stato il primo imprenditore edile di Pollica. Mi raccontava della sua vita, insomma, della sua alimentazione. Straordinario. Che Pollica ormai è un riferimento per tutta Italia. Noi ci teniamo molto a pubblicizzare, Michele, questa realtà, soprattutto da luglio, che trasmettiamo in tutta la regione Campania. Il Ministero sul numero 180 ci ha in un certo senso premiato, quindi siamo davvero orgogliosi di questa iniziativa tutta cilentana. Sì, certo. Allora dovresti diventare immediatamente nostri media partners perché è importantissimo. In realtà Pollica Pioppi è nota non solo in Europa, ma immagino in buona parte del mondo, visto che abbiamo un'attenzione crescente da parte di università americane, ad esempio, ma anche di studiosi dell'America del Sud, insomma. Perché la dieta mediterranea, pur essendo legata ad un'area geografica ben determinata, è un modello per il suo approccio anche per il resto del mondo. Perché molte volte ci chiedono: ma la dieta mediterranea è applicabile agli stili di vita americani, nordamericani o magari del Sud America? Sì, perché contiene alcune indicazioni di base che valgono per tutti gli esseri umani, che vanno poi declinati a seconda delle latitudini geografiche. Non possiamo pensare che gli africani possano mangiare le nostre stesse cose, visto che le loro produzioni locali sono diverse. Ma l'approccio giusto, quello sì. Per questo noi abbiamo instaurato un dialogo a tutto tondo con tantissimi studiosi. Poi il nostro compito è pure quello di divulgare in maniera precisa, ma con lo stile giusto ai giovani, alle popolazioni e anche alla popolazione italiana, la popolazione campana. Ricordo che la Campania, paradossalmente, è la regione d'Europa che conta il maggior numero di bambini obesi a causa della cattiva alimentazione, a causa dell'utilizzo di quello che viene chiamato, un termine un po' provocatorio, shit food, il cibo spazzatura. Allora noi dobbiamo rivolgerci ai bambini, dobbiamo rivolgerci ai genitori, ma anche agli amministratori. Sempre più amministratori decidono di utilizzare il biologico, il chilometro zero, nelle mense scolastiche che andrebbero rilanciate. Così come dobbiamo avere grande rispetto per il cibo. A tale proposito voglio ricordare una nuova recente iniziativa di Legambiente che si chiama Meno Spreco, Più Riciclo. Noi stiamo distribuendo centinaia di migliaia di vaschette di alluminio ai ristoratori campani affinché le persone alla fine del pasto possano portare a casa quello che resta nel piatto, perché è ottimo cibo che va salvato, che va riguardato. Infatti abbiamo avuto già le prime adesioni anche dei comuni, in primis il comune di Baronissi, che ha fatto un'adesione a questa campagna ed è il primo comune salva cibo della nostra regione. Perché non sprecare il cibo significa anche evitare di produrre rifiuti inutili. Fatto poi questo recupero in vaschette di alluminio che si riciclano all'infinito con grande vantaggio dal punto di vista energetico e del consumo di acqua,
è una sorta di quadratura del cerchio. Ecco, Michele, tu hai nominato più volte la parola rifiuti. All'inizio del nostro collegamento ci hai fatto presente che sei proprio presso un'azienda importante per cercare di arginare questa problematica, ma lo stato delle nostre coste, per quanto riguarda proprio i rifiuti che arrivano sulle spiagge, abbiamo visto diverse campagne di sensibilizzazione che si fanno da aprile, maggio, insomma, il periodo primaverile fino a che non si arriva al pieno dell'estate, si continua a lavorare sulle coste campane, ma qual è lo stato di salute attuale delle nostre spiagge e anche dei nostri mari? Perché sappiamo della campagna Mare Mostrum, insomma, che di recente ha dato anche dei risultati non proprio, insomma, ottimali, però magari cerchiamo di capire da te com'è lo stato di salute attuale. Mare Mostrum, che tu ricordavi, è un'iniziativa di Legambiente che mette in risalto l'illegalità rispetto al mare. Naturalmente abbiamo ancora un numero di reati insopportabile, nonostante il lavoro che sta facendo magistratura, stanno facendo magistratura e forze dell'ordine, noi contiamo ancora molti, molti reati. Bisogna pure dire che abbiamo una grande capacità, cresciutasi nel tempo, di intercettare questo tipo di fenomeni, di reati che vanno combattuti. Questo è il fenomeno proprio dell'illegalità. Per quanto riguarda invece i comportamenti sbagliati, molti dei problemi, quasi tutti i problemi del mare, nascono sulla terraferma e sono dovuti a cause antropiche, vale a dire dell'azione dell'uomo. Noi dobbiamo fare una raccolta differenziata quanto più possibile buona. Perché questo offre anche dei vantaggi dal punto di vista economico sul medio periodo. Dobbiamo evitare l'abbandono dei rifiuti, soprattutto nell'ambiente vicino ai fiumi e così via, ai canali, perché tutti i corpi idrici cosiddetti superficiali, fiumi, canali, torrenti, poi convogliano questi rifiuti a mare. Allora, noi dobbiamo sempre tenere presente un dato: com'è la situazione e come sarebbe potuto essere se non ci fosse stato un lavoro costante da parte delle grandi associazioni ambientaliste. Penso nel caso specifico a Mare Vivo, che da sempre si occupa principalmente del mare e di Legambiente, del WWF e di altri, ma anche delle amministrazioni pubbliche, quelle che sono diventate molto più attente, dei cittadini, i giovani, i bambini sono attentissimi a questi temi. Ma ai bambini noi dobbiamo offrire credibilità, fiducia. Sono gli adulti che devono consolidare poi questi comportamenti nei bambini, perché i bambini sono convinti che bisogna fare la raccolta differenziata, non lasciano i rifiuti per strada, anzi, molto spesso richiamano i genitori quando hanno dei comportamenti scorretti, però nei bambini bisogna instillare e poi consolidare la fiducia nelle azioni che si fanno per avere poi degli ottimi cittadini. Il numero dei reati, ripeto, è ancora alto. Bisogna intervenire perché si migliori. Ma sicuramente il nostro paese, udite udite, è uno dei paesi più virtuosi per la raccolta differenziata e per il riciclaggio dei materiali. L'Italia, insieme alla Germania, è il paese che dal punto di vista industriale ha la migliore capacità di riutilizzo degli scarti, per cui su questo bisogna insistere, ma addirittura siamo il paese con la migliore raccolta differenziata in Europa, in termini perlomeno, in termini quantitativi, grazie anche al lavoro che da decenni fa il CONAI a sostegno delle amministrazioni pubbliche, ma anche dei cittadini, di tutte le manifestazioni pure culturali che sostiene. Gli italiani sono virtuosi. Bisogna continuare lungo questa strada, non bisogna concedersi pause, bisogna lavorare d'inverno ed estate su questi temi a vantaggio dell'ambiente e quindi dei principali abitanti dell'ambiente, che siamo noi esseri umani. Però bisogna essere pure in qualche modo ottimisti. Credo che molte cose siano cambiate. Abbiamo la necessità di fare presto. I cambiamenti climatici, che sono davvero l'elemento drammatico, che nel nostro paese vengono oscurati da crisi politiche, crisi di governo, per carità, temi importanti, ma che non possiamo permetterci di trascurare. Io ascoltavo alla radio nelle mattine scorse la rassegna stampa internazionale.
tutte le prime pagine di giornali come Il País, Il Mondo, i giornali inglesi, mettevano al centro l'apocalisse climatica. Noi non possiamo scherzare, al caso di dire, con il fumo, ma bisogna dire che anche le nostre piccole azioni quotidiane, la raccolta differenziata, l'uso ottimale del trasporto che deve essere pubblico quanto più possibile, dobbiamo evitare l'uso dell'auto, bisogna risparmiare l'acqua e così via, vanno nella giusta direzione per combattere questo fenomeno che è davvero preoccupante. Viene premiato ancora una volta diverse località del Cilento con le 5 vele di Legambiente, una manifestazione che si è svolta a giugno, insomma al termine del mese di giugno, un riconoscimento importante che avviene in un momento storico, ancora una volta per questo territorio importante. Certo, le 5 vele sono uno stimolo a fare meglio, non sono un riconoscimento fine a se stesso. Certo, poi a noi fa piacere vedere sventolare le bandiere con le 5 vele, anche con le 4 vele, che poi tendono a migliorare, ma quello deve essere un monito a fare meglio. E devo dire che ci sono una serie di nuove giovani amministrazioni che nel solco anche del buon lavoro fatto da quelle precedenti, si stanno impegnando per migliorare. Non più tardi di ieri, ad esempio, io personalmente sono stato in contatto con i giovani assessori del comune di Castellabate, con il comune di Centola Palinuro, perché con il comune di Pollica siamo in contatto quotidiano, che Pollica è stata antesignana, è diventato il simbolo del Mezzogiorno, che ha voglia di riscatto, di migliorarsi, di tracciare la rotta verso la sostenibilità. Ma con questi nuovi giovani amministratori, Castellabate, Palinuro, Ascea, così, noi stiamo confrontandoci proprio per mettere in campo delle buone pratiche. Insomma, questo è anche all'origine del nostro ottimismo, l'ottimismo dell'impegno, perché questi giovani non hanno lasciato passare nemmeno le prime settimane dell'estate per dire noi vogliamo fare di più, vogliamo fare meglio, e infatti si moltiplicano i nostri incontri con loro per suggerire, per aggiustare il tiro, forte della nostra esperienza, ma anche grazie ad una rete consolidata di relazioni. Vi dicevo, oggi sono in un'azienda, ma con noi abbiamo a che fare con tante amministrazioni, sia locali, sia nazionali e a volte internazionali, con istituti di studio, con grandi organizzazioni come il CONAI e così via, con le quali vogliamo mettere a punto processi sempre migliori, direi ottimali, per affrontare i temi che sono contenuti anche in una campagna come quella delle 5 vele. Ad esempio, il comune, dicevo, di Centola Palinuro, proprio ieri mi ha chiesto quali sono i parametri per l'assegnazione delle vele, perché vogliono prenderli tutti come misura del loro lavoro. E quindi questi sono segnali estremamente positivi di impegno. Infatti questo è importante perché è uno stimolo, insomma, per un ente comunale a fare meglio, a fare sempre bene. Ieri sei stato a Pioppi, mi dicevi, e vedo dalle foto che hai pubblicato sul tuo profilo Facebook dei barattoli di miele e del grano. Ci racconti che cosa è successo? Sì, questo è un tema fondamentale. La dieta mediterranea, io lo dicevo fin dai tempi dell'incontro con Angelo Vassallo, dicevo facciamo in modo che la dieta mediterranea poi riconosca il lavoro secolare che è stato fatto su questi territori, perché va bene parlarne nei grandi convegni internazionali, è bene che gli studiosi approfondiscano, però noi dobbiamo riconoscere il lavoro quotidiano, durissimo a volte, di chi vive sul territorio. Il grano, l'olio, il miele, sono tutte espressioni della qualità del coltivare del nostro territorio. Noi le vogliamo mettere, ne offriamo un assaggio, una dimostrazione durante questo mese e mezzo di Festival della Dieta Mediterranea, ma auspichiamo che questi prodotti possano sempre più spesso, quelli, come dire, pure conservati, che si possono trasportare, possano essere destinati anche in primis alle popolazioni, come dire, ai cittadini, gli emigrati cilentani in giro per l'Italia e per il mondo, ma sempre a fasce più estese di cittadini, perché sono
veramente di toccasana pure per la nostra salute. Il nostro lavoro è quello di valorizzarli, farli conoscere, comunicare il lavoro che già si fa, che fanno altri, che è veramente straordinario, e rendere una sorta di brand, no? Un fiore all'occhiello concreto delle nostre produzioni. Per cui noi stiamo lavorando anche all'ipotesi di nuovi orti sociali, orti urbani, per valorizzare l'agricoltura biologica, la biodinamica, l'agricoltura tradizionale, l'agricoltura naturale, che poi esprime queste produzioni di grandissima qualità. Tutto questo tempo che ci stai dedicando. Dicevo, entriamo più nel dettaglio in un discorso politico e amministrativo, perché no, anzi economico. Il PNRR, per quanto riguarda Legambiente, c'è la possibilità di ottenere dei finanziamenti per migliorare la nostra vivibilità? Assolutamente, queste risorse che saranno irripetibili nei prossimi decenni, sia in termini di quantità pure di qualità, perché l'Europa ci chiede una serie di riforme, dovranno essere, sono essenziali per voltare pagina. Io penso al tema della depurazione delle acque, penso alla qualità di vita nelle città, penso alla salvaguardia del territorio contro l'erosione costiera. Penso ai grandi problemi che si stanno palesando più che mai in questa estate torrida di conservare l'acqua. L'Italia perde, secondo stime, come dire, appropriate, tra il 42 e il 54% dell'acqua che mette in rete, quindi acqua depurata. Sono perdite veramente insostenibili. Bisogna lavorare su questo, accelerando dei processi di ristrutturazione. Il PNRR offre sicuramente un'occasione unica. Molte amministrazioni hanno bisogno di sostegno, ma ci sono pure dei segnali positivi. Io l'altro giorno ho partecipato a Massa Lubrense alla presentazione di un progetto che si chiama FIRM, che riguarda la raccolta dei rifiuti in mare attraverso anche l'utilizzo, la partecipazione dei pescatori, e questa è un'azione già in essere che è stata portata avanti dalla regione Campania, che in questo è stata antesignana, anticipato anche l'entrata in vigore della cosiddetta legge salvamare, voluta fortemente tra l'altro da un campano, dall'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, e la Campania sta utilizzando le risorse dei pescatori, questa loro grande conoscenza del mare, per provare a dare dei segnali importanti di recupero dei rifiuti in mare, altra risorsa fondamentale anche dal punto di vista dell'approvvigionamento alimentare. Ma queste sono cose che ci dicono che si possono utilizzare bene le risorse. E nel caso di FIRM, voglio sottolineare, Legambiente non è partner ufficiale di questo progetto, lo è Mare Vivo Onlus, la nostra cugina che si occupa del mare, ma ci sono il CNR, ci sono le amministrazioni comunali, in primis la regione naturalmente, ci sono aziende, cooperative di pescatori, insomma, questo è il modello secondo me che bisogna applicare sulle questioni ambientali, creare delle reti. In questo caso la rete è proprio l'oggetto fisico che serve a recuperare i rifiuti, ma fare rete per affrontare in tempi brevi alcune grandi questioni e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Le risorse del PNRR devono essere anche risorse utili a creare nuova occupazione, a implementare i cosiddetti lavori verdi, a sostenere oramai le migliaia di aziende che hanno a cuore, oltre che il loro core business, il loro profitto, anche le sorti dell'ambiente. Mi soffermavo entrando in questa azienda stamattina mentre aspettavo di incontrarne il direttore, mi soffermavo sugli impegni che questa azienda ha verso l'ambiente, verso norme anticorruzione, norme per il risparmio energetico, in cui vuole coinvolgere in primis le proprie centinaia di dipendenti. Insomma, questi sono tutti segnali importanti, vanno oltre, non sono più segnali, sono cose concrete, non semplicemente segnali,
ma anche, che hanno anche un valore comunicativo importantissimo, che fino a 15 anni fa, ve lo garantisco, io ho iniziato questo impegno 40 anni fa, ma quando 40 anni fa ho parlato per la prima volta con un sindaco di raccolta differenziata, era il mio sindaco, voglio ricordare, il sindaco di Pontecagnano, Franco Bisogno, che è stato il primo ad adottare una delibera sulla raccolta differenziata in assenza di una legge nazionale, ma io vedevo molto scetticismo. Oggi, fortunatamente, non è più così. Spesso perché ci stanno gravi fenomeni, l'accelerazione di fenomeni estremi. Pensiamo al crollo, alla fusione dei ghiacciai, alla marmolada, l'aumento degli oceani, il caldo torrido di questi giorni e di quest'anno, che è il più caldo degli ultimi 10, che sono stati i più caldi degli ultimi 2 secoli. Insomma, ci stanno una serie di questioni che dobbiamo affrontare con urgenza, con serietà, con grande serietà, e cercando anche la collaborazione di tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per riprendere le parole di uno dei protagonisti di questa rivoluzione culturale di volta all'ambiente, che è l'attuale Papa Francesco. E allora, prima di salutare Michele, vorrei però magari lasciare un messaggio a chi ci sta seguendo, visto che di volontari ce n'è sempre bisogno. Come si fa per entrare nella realtà di Legambiente, quindi sostenere questa grande famiglia e portare avanti tanti progetti, insomma, che realizzate nel corso dell'anno? Perché diciamo che Legambiente non è che lavora solo d'estate, ma lavora tutto l'anno, sempre per le nostre coste, sempre per il nostro bellissimo mare e soprattutto anche per sponsorizzare quanto più possibile la raccolta differenziata, che è poi uno dei temi più importanti del nostro. Nel nostro caso è molto facile contattarci, perché Legambiente ha scelto la formula di essere presente sui territori. Noi abbiamo in Campania oltre 60 circoli di Legambiente. Per dire, nel Cilento li abbiamo ad Agropoli, li abbiamo a Paestum, a Pollica e così via. Contattarci, in questo momento molti ragazzi ci chiamano perché vogliono partecipare appunto a campi di avvistamento delle tartarughe marine, i bambini. Costantemente vogliono parlare di questo. Noi diamo vita, ospitiamo i ragazzi del servizio civile. Tanti ragazzi chiamano me personalmente o Maria Teresa, attuale presidente di Legambiente Campania, anche per le loro tesi di laurea, di dottorato. Insomma, noi siamo a disposizione. È fondamentale la partecipazione dei cittadini. Gli attivisti sono proprio per noi la manna dal cielo, sono importantissimi, i volontari sono imprescindibili. Ma noi vogliamo che anche i semplici cittadini, quelli che magari ritengono di non avere molto tempo per dedicare a questi argomenti, ma che vivono poi i disagi e che possono essere protagonisti positivi, ci contattino, perché noi, come dire, raccontiamo il nostro lavoro e raccontiamo pure, chiediamo le piccole cose che si possono fare perché si possa salvare un ambiente sempre più a rischio. Fra pochi mesi saremo 8 miliardi di persone sul pianeta Terra, quindi abbiamo tutti il dovere della salvaguardia, della difesa, ma questa non è un'azione passiva, non è un'azione di retroguardia, non è un'azione faticosa, è un modo di stare al mondo in maniera diversa, io ritengo in maniera più consapevole. Dalla consapevolezza nasce anche la felicità di alcuni comportamenti. Con te anche il singolo cittadino che magari si trova in questo momento su una spiaggia dove vediamo purtroppo ancora oggigiorno che c'è tanta plastica purtroppo nella sabbia, raccogliere quel pezzettino di plastica fa la differenza perché magari potrebbe andare ad incidere sulla salute delle tartarughe caretta caretta che magari potrebbero ingerire quel pezzo di plastica. Quindi l'appello è proprio questo a tutti i cittadini di diventare parte attiva del nostro pianeta anche con una piccolissima azione che parte dalle nostre spiagge in questo periodo che ovviamente ci offrono il nostro meraviglioso mare. Quindi tuteliamole queste spiagge, cerchiamo di essere responsabili e sicuramente vivremo molto molto meglio. Noi ti ringraziamo Michele per la tua presenza su Cilento Channel e per Voi queste naturalmente. belle informazioni che ci hai dato. Grazie Michele, e ci sentiremo prestissimo per tenerci aggiornati sul tuo lavoro.
lavoro e sulle iniziative di Legambiente. Grazie, grazie a voi per l'ottimo lavoro, grazie per darci voce, siete fondamentali per creare nuove coscienze, grazie. Grazie Michele, buona giornata. Buon